10 storie creepy mai svelate su Brawl Stars. E partiamo dalla prima leggenda metropolitana che riguarda il brawler Jessie. Infatti questa leggenda narra di una ragazzina di nome Jessie che dopo aver perso il proprio cagnolino per un incidente decide di sostituirlo con un robot. Non si sanno bene le dinamiche dell'incidente, ma molte persone sostengono che sia stata la ragazzina stessa a farlo accadere. Cioè lei aveva come obiettivo di togliere da mezzo il proprio cagnolino per crearne uno robotico. Probabilmente stava compiendo un esperimento. Probabilmente questa messa in scena sarebbe servita a provare che gli animali non hanno un'anima e che quindi sono comandati solo dall'istinto. Fatto sta che Jessie non ha avuto la minima pietà del suo amico a quattro zampe. La seconda leggenda creepy di Brawl Stars riguarda il nuovissimo brawler cromatico Lola. Infatti la leggenda narra di una donna altamente narcisista e malvagia. Questa donna metteva se stessa davanti a qualsiasi altra cosa del mondo. A casa possedeva una quantità smisurata di specchi e ogni sera pregava e celebrava se stessa. Sul suo diario segreto scriveva quanto le sarebbe piaciuto essere come lei, quanto si auto-invidiava, quindi era completamente narcisista, e c'erano anche le sue lacrime, a volte erano mischiate anche ad un liquido rosso. L'ultima frase del suo diario fu: rinuncio a questa vita, non riuscirò mai ad essere come me. Che donna pazza, sì, pazza di se stessa. Per fortuna che questa è solamente una leggenda metropolitana. La terza leggenda che vi sto per andare a narrare riguarda invece il brawler Mortis, e qui già c'è da cagarsi sotto perché è altamente inquietante. Mortis venne ricordato dalle anime come il becchino che non ha mai sepolto un cadavere. Avete capito bene, Mortis era incaricato di seppellire i cadaveri. Peccato che tutto faceva tranne che seguire questo semplice incarico. All'apparenza sembrava un becchino qualsiasi, ma di notte diseppelliva i cadaveri e con loro ci faceva dei riti strani. Egli sosteneva che l'anima dei cadaveri con cui stava facendo il rito andasse a dare benedizione ai cari e maledizione ai nemici. Per questo era fortissimo in battaglia. La cosa ancora più inquietante è che per far sì che il rito avvenisse con successo, il becchino doveva spedire un pezzo di cadavere alla famiglia benedetta e al nemico maledetto. Beh, la storia di Mortis per ora è la più inquietante. E il fortunato, anzi la fortunata di oggi è Elena, che si becca la mia amicizia su Brawl Stars. Grazie mille per aver inserito il codice caso. Mi raccomando, scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice KAZU. Scade ogni 7 giorni, quindi ricordate di rinnovarlo. Mi ha appena invitato Nick in squadra. Ehi Kazu! Ciao Nick, dimmi. Ti ho invitato perché sono rimasto sconcertato su una cosa. Ho letto una leggenda metropolitana su Brawl Stars e ci sto ancora pensando. Anche io stavo leggendo leggende metropolitane su Brawl Stars e quella di Mortis fa venire davvero i brividi. Posso raccontartela? Quale brawler riguarda? Perché ovviamente ogni storia si riferisce ad un brawler. Riguarda lo Star Park. No raga, vi ricordate che cos'è lo Star Park? È tipo questo oppure questo. Molto molto creepy. In poche parole circola un numero che dovrebbe essere la segreteria dello Star Park. La leggenda appunto narra che ad alcune persone risponde la segreteria normale, ad altri invece no. Onestamente non ho voluto provare a chiamare. Fifone come sei? Se vuoi ci provo io. Vorrei dormire sereno la notte. Beh, ho già chiamato un botto di numeri strani. Uno in più, uno in meno, non mi fa differenza. Dai, dammi il numero che sono curioso. C'è un piccolo problema. Brawl Stars censura il numero. Guarda, continua ad inviarlo e viene censurato. Ok, forse in questo modo risolviamo il problema. Perfetto, ce lo invia su WhatsApp. Questo qui è il numero che mi ha dato Nick su WhatsApp. Il prefisso è +1, quindi dovrebbe essere americano. Ovviamente ho censurato un pezzo, altrimenti chiamate tutti e sicuramente scalano i soldi. Metto il muto, vediamo cosa succede. Hello? Dovrebbe essere tipo la segreteria dello Star Park. Oddio. Si è stoppata? Hi. Hi. Raga, è molto creepy questa cosa. Hello? Si sentono delle voci? Una risata. Raga, mi sto cagando sotto. Che? È un gatto!
ha chiuso lui la chiamata, eh. What the f... Si sentivano voci stranissime e alla fine un gatto. Gatto? Sì, e poi ha chiuso la chiamata. Ma perché hai chiamato? Metti che mo si prende tutto il credito. Beh, ero troppo curioso, ma fidati che è troppo creepy. Mi fido sulla parola. E adesso che ci penso, se con quel gatto si riferisce al Brawler Kit... Perché di questo fantomatico Brawler Kit se ne è parlato davvero tantissimo, anche all'interno di un Brawl Talk. Potrebbe essere, vabbè, comunque tutto troppo strano. Hai letto la leggenda creepy di Tara? Oddio raga, quella lì di Tara l'ho letta prima ed è un qualcosa di incredibile. Tara è la protagonista della quarta leggenda metropolitana di Brawl Stars. Questo losco personaggio era il capo di un'associazione segreta che giocava sulle vite delle persone. In questa associazione Tara leggeva le carte di alcune persone, vabbè lo sappiamo tutti che Tara è una cartomante, che potevano essere suoi amici o persone che incontrava casualmente per strada. Tramite una roulette russa, le carte decidevano il destino di queste persone. A volte potevano essere fortunate, altre volte invece il destino era estremamente brutale. Le persone dell'associazione scommettevano anche su queste persone e la posta in gioco era davvero inquietante. Il perché Tara facesse tutto questo? Beh, la risposta è semplice, perché comunque... Mr. P, questo nome è stato il tormento di tantissime persone che sfortunatamente hanno modo nella loro vita di incontrare questo inquietante essere. John Anderson, pseudonimo di Mr. P, era un misterioso uomo che si spacciava per Robin Hood. Il suo però era un travestimento insolito, infatti si vestiva da pinguino. Ma perché proprio da pinguino? E tra l'altro l'abbiamo trovato anche all'interno dello Star Park. La risposta è semplice: egli andava a tormentare e giustiziare tutte le persone che contribuivano al surriscaldamento globale. I suoi animali preferiti erano per l'appunto i pinguini e non poteva pensare che l'uomo li stesse ammazzando per l'inquinamento. E la leggenda narra che rapiva i politici più noti e li facesse soffocare con dello smog. Mr. P, credi che così si risolverà qualcosa? Il protagonista della prossima leggenda metropolitana di Brawl Stars è Buzz, frutto di creazione di uno scienziato pazzo e squilibrato. Buzz aveva un solo scopo: estinguere la razza umana. Era progettato per sterminare tutti gli esseri umani esistenti al mondo. I dinosauri che dominavano il pianeta tantissimi anni fa si sono ingiustamente estinti, in quanto dopo l'estinzione ci hanno dato l'opportunità di vivere ed evolverci in un pianeta pulito ed ospitale. Invece dopo la nostra estinzione, come si evolverà la prossima specie? Semplice, non si evolverà, perché il pianeta sarà distrutto. Ecco qual era il ragionamento di Buzz, ed ecco perché adesso ci sta cercando. E di noi non avrà pietà. Beh, comunque per fortuna che queste sono solamente delle leggende. Altra leggenda di Brawl Stars che riguarda Colette. Fidatevi che questa è molto creepy, perché lo sappiamo tutti, Colette non è una ragazza normale. Lei era una ragazza ricoverata in un ospedale psichiatrico per stalking e hacking. Nel suo diario segreto aveva tutte firme di persone che lei adorava. Ma la cosa inquietante è che Colette aveva un ambiguo scopo. Voleva essere l'ultima persona vista da quella determinata persona che lei aveva stalkerato e rapito. Infatti, dopo averla giustiziata, lei era soddisfatta di essere stata l'ultimo ricordo della vittima. Sporcava le sue dita di sangue e firmava sul diario con questo inchiostro 2.0. Colette poteva innamorarsi di chiunque per un semplice gesto, sguardo o banalità. A volte non c'è bisogno di motivare il perché alcune persone facciano questo. Alla pazzia non si può dare una spiegazione. Mi dispiace solo che adesso è andata in fissa con una dottoressa che la sta seguendo e Colette sta presto attuando un piano. E protagonista dell'ultima leggenda metropolitana di Brawl Stars abbiamo Stu. Egli viveva la sua vita all'insegna del brivido e dell'adrenalina. Beh, lo sappiamo che è uno stuntman. La sua vita era molto spericolata. E voi starete pensando: beh, che male c'è, ha deciso di vivere così la sua vita, saranno fatti i suoi. Vi darei ragione se fosse solo così. Infatti Stu lavorava in una specie
di circo e si esibiva ogni giorno con il suo monociclo. E la cosa inquietante che vi ho anticipato prima era che lui coinvolgeva delle povere vittime a partecipare nei suoi spettacoli e li minacciava con forza e li ricattava. Le sue esibizioni, ad esempio, consistevano nel fare dei salti assurdi con delle persone sotto e che quindi rischiavano costantemente la vita, però erano ricompensate con grosse somme di denaro in caso di riuscita del numero. Solo che Stu non accettava rifiuti, infatti se quella persona rifiutava, Stu la ricattava. Ora il brawler sta per fare un nuovo numero, deve saltare con la gomma, far cadere una mela sorretta dalla testa di un uomo. Speriamo che il numero andrà bene. A terra io onestamente vorrei vedere la mela, non la testa dell'uomo. Beh dai, direi che vi siete cagati abbastanza sotto per oggi. Mi raccomando, inserite il codice caso se volete la mia amicizia su Brawl Stars. KZ, ciao!